Buonasera, questo pomeriggio passeremo alla presentazione del mio romanzo L'una amante generosa. Questo è il mio quarto romanzo e che ho scritto a seguito di alcune confidenze avute da una mia amica, la quale voleva realizzare questo romanzo. Desidero ringraziare innanzitutto la presidente del Museo Mirabile, la quale ci ospita questa sera nella sede del museo, e il prefatore del romanzo, il professor Francesco Camagna. Questo è un romanzo, diciamo, non per bambini, perché è un romanzo non erotico, ma un romanzo abbastanza piccante. Finalmente, dopo un po' di riflessioni, è nato il romanzo. Questo romanzo è destinato a un diciamo a un'utenza adulta, non consigliabile ai bambini. Chiaramente questo romanzo ha delle scene che non sono sicuramente erotiche, ma abbastanza spinte nel mondo sessuale. Quindi dico, questo è un romanzo che va letto attentamente e con una particolare predisposizione a questo genere di romanzi. A tal riguardo mi piace leggere una mia nota introduttiva al libro, perché poi il romanzo chiaramente dovrà essere letto. E così io ho preparato questa nota introduttiva al romanzo L'una amante generosa. Ho scritto tante storie nella mia vita, alcune elaborate, altre meno. Ogni storia credo abbia sempre un fondo di verità, e molto spesso le storie vere sono sempre le più strane, le più fantasiose, le più intriganti. Di ogni storia, ma proprio come se la vivessi in prima persona. Questo fa sì che di solito le scrivo come se le emozioni o il vissuto dei protagonisti fossero veramente esistiti. Questa che mi accingo a narrarvi, dunque, non saprete mai fino a che punto è vera. Luna andò via dalla Sicilia quando ancora era una giovane ragazza. La prima cosa che trovò sul suo banco di scuola fu un libro che non aveva mai letto, la Sacra Bibbia. Non saprete mai chi è la protagonista, ma vi posso assicurare che l'ho conosciuta, perché è lei che me l'ha raccontata. La prima cosa che mi disse la protagonista di questa storia, prima di raccontarmela, fu questa: se qualcuno mi chiede qual è la lettera dell'alfabeto che mi piace di più, io rispondo che sono innamorata del punto interrogativo, una costante della mia esistenza. Infatti, il libro, diciamo che viene articolato attraverso diversi punti interrogativi che si pone la Luna, che nel porsi queste domande si chiede se la vita merita di essere vissuta oppure no.
pertanto vi lascio alla lettura del romanzo, sperando di avervi incuriosito e di farne una buona lettura. A questo punto passo la parola al professor Giovanni Teresi, che ha fatto una erudita recensione a questo romanzo e che ringrazio di cuore. Luna, amante generosa, romanzo di Salvatore Mirabile, ci racconta l'educazione sentimentale ed erotica della protagonista Luna. La vicenda si svolge negli anni 60 in un ambiente rurale della Sicilia, in cui, accanto a uno stile di vita semplice, emerge la figura dell'uomo rude. I genitori di Luna, per mancanza di lavoro, emigrano in Svizzera lasciandola con i nonni. In Sicilia Luna trascorre la sua prima adolescenza ed inizia ad apprezzare la vita a contatto con la natura, dietro gli insegnamenti del nonno, uomo buono e mite. Luna diviene una bella e sensuale ragazza che, indossando una vertiginosa minigonna alla moda con i tempi e contro il parere dei nonni, attira gli sguardi dei ragazzi e uomini maturi del paese. Ricordiamo che negli anni 60, della protesta studentesca, delle femministe, dei movimenti di liberazione omosessuale, gli scrittori della Beat Generation e della controcultura hanno portato nei media, nella vita quotidiana e nella coscienza collettiva i temi della liberazione del corpo, della funzione gioiosa dell'erotismo, di un più equilibrato rapporto uomo-donna, diffondendo stili di vita alternativi e vincendo la resistenza di legislatori conservatori e associazioni impegnate nella salvaguardia della moralità. Si inserisce qui un'interessante sezione dell'abbigliamento attraverso l'esposizione di alcuni indumenti iconici come la minigonna. Salvatore Mirabile, nel narrare le fasi di crescita della protagonista, sottolinea infatti le influenze dei cambiamenti nella società rurale in moderna. Crescendo, Luna si trasferisce in Svizzera, tornando a vivere con i genitori. Il passaggio da adolescente a donna avviene in maniera rapida, mostrando interesse per il sesso in maniera esagerata. La Svizzera, in quel periodo, era una terra dove regnavano costumi sessuali più disinibiti. Qui, infatti, Luna inizia la sperimentazione del piacere guidato da uno strano insegnante che le fa conoscere i piaceri segreti del sesso non seguendo una specifica letteratura al riguardo. I primi scritti a tema erotico riguardano addirittura all'antico Egitto con il papiro erotico, per poi arrivare all'Oriente con il celeberrimo Kama Sutra, compendio con immagini dei diversi modi di fare l'amore. La tradizione erotica si è sviluppata nel mondo greco e latino attraverso le composizioni di Catullo e della poetessa Saffo, per sublimarsi poi nell'Ars Amatoria di Ovidio, considerando il capolavoro della poesia erotica latina. Non mancano riferimento all'erotismo anche nella letteratura cristiana, in particolare nel delicato Cantico dei Cantici. Lungo i secoli troviamo poi altri numerosi esempi di letteratura erotico-sentimentale, come il Decamerone di Giovanni Boccaccio e le Memorie di Giacomo Casanova. Nel Settecento lo scrittore francese Marchese de Sales a spiccare fra tutti con degli scritti fortemente erotici, in cui è introdotta la figura del satiro, colui che persegue il suo piacere anche a costo del male fisico altrui. Per quanto riguarda in particolar modo il versante italiano, invece, una menzione speciale va a Gabriele D'Annunzio, che
nel Il piacere esplora e descrive magistralmente l'estetica della seduzione, il desiderio effimero eppure vitale dei corpi. Aveva la voce così insinuante che quasi dava la sensazione d'una carezza carnale, e aveva quello sguardo involontariamente amoroso e voluttuoso che turba tutti gli uomini e ne accende d'improvviso la brama. Queste le parole di D'Annunzio. Nel Novecento, nonostante abbia conosciuto una maggiore libertà sessuale, l'inizio della emancipazione a tutti i livelli dell'essere umano, la letteratura erotica è stata meno fiorente e meno diffusa. Ma se la Svizzera è una sorta di laboratorio dove la protagonista Luna inizia la ricerca sui piaceri della carne, è in Sicilia che viene portato a compimento il percorso essenziale di Luna, che fra cadute e ripensamenti la trasforma dapprima in una sorta di sacerdotessa del sesso e poi la conduce a trovare finalmente il vero amore. Nella sua essenza, amore è la manifestazione di una interiore tensione conoscitiva dell'anima, l'intimo desiderio del trascendente che è nell'uomo, un elemento che stimola la bellezza, la conoscenza della verità e l'amore per la sapienza. Di tutte le ispirazioni divine, l'amore è la migliore e procede da ciò che è migliore. Fedro. È un percorso ascendente che lega il sensibile all'intelligibile per cogliere l'essenza che sempre è. La protagonista del romanzo è una donna libera, difatti, e l'autore del romanzo, in più punti, sottolinea il sentimento dell'amore nella sua dimensione carnale e spirituale. La pulsione della vita, in tal senso, fa riferimento a tutti gli impulsi che hanno a che fare con gli affetti o le emozioni, quelli che spingono all'innamoramento, che Freud definì es ed io. Nel romanticismo, Freud, padre della psicoanalisi, infatti utilizza il termine eros per indicare l'insieme delle pulsioni di vita in opposizione alla pulsione di morte. La libido coincide con l'eros dei poeti e dei filosofi e mantiene la coesione di tutto ciò che vive. Le pulsioni di morte, invece, sono una forza primaria, demoniaca, il ritorno a uno stato precedente. Nel romanzo Salvatore Mirabile, nonostante le vicende scabrose della protagonista, con uno stile convincente riesce a far risaltare le ricerche dell'amore che nel caso di Luna traspare non solo nell'appagamento erotico, ma anche nella innata passione della donna volta alla procreazione. Benissimo, quindi terminiamo la presentazione del mio romanzo Luna amante generosa, se non prima di aver ringraziato ancora una volta il professor Giovanni Teresi, che si è prestato a redigere questa bellissima recensione, e pertanto vi invito ad una buona lettura. Grazie ancora, buonasera.